Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Pokémon TGC, ovvero gioco di carte collezionabili online di Pokémon. Manca da un po' sul canale, lo so, però ho avuto davvero parecchio da fare con l'università e quindi ho dovuto un pochetto smettere di giocare a molte cose che gioco normalmente quando ho voglia e tempo soprattutto. Ma ehi, ci risono, infatti ragazzi, nella mia collezione ho ufficialmente 7 pack che andremo ad aprire oggi. Niente partite perché non mi interessano, le faccio in off camera e credo che effettivamente sia una cosa che comunque potrei fare anche live, quindi mi raccomando, ditemi qui sotto nei commenti se vorreste o no vedere delle partite online. Vi faccio vedere che cosa abbiamo. Abbiamo varie buste d'espansione. La nuova espansione si chiama Evoluzioni. Noi abbiamo per esempio Destini Incrociati, abbiamo 3 furie volanti, uno scontro primordiale, un vapore accesi e ovviamente la nuova bustina delle evoluzioni, che come potete vedere ha un bellissimo e fantastico Charizard. Andiamo ad aprire ragazzi la nostra prima bustina, Destini Incrociati. Speriamo in qualcosa di decente, vediamo assieme cosa trovare. Sbustiamo ragazzi. Allora, vediamo un po' cosa possiamo trovare qui dentro. Vediamo un po'. Abbiamo Larvitar, Vullaby, Snubbull, Snivy, Jigglypuff. Abbiamo il potere della memoria che di Zygarde. Oh, tanta roba. Omaggio della pupa che già so cosa fa perché è carino. Legame mentale con Altaria. In realtà credo di avere già Altaria o un altro legame di Altaria probabilmente. Abbiamo getto di involuzione. L'ultima carta è una EX Alakazam X, ragazzi, che effettivamente non sembra essere troppo potente. Ha soltanto soppressioni. Mettere 3 danni, 3 serenini di danni su ciascuno dei Pokémon del tuo avversario che abbia delle energie assegnate. Cioè se tipo la mia avversario ha le energie su tutti i Pokémon sotto in panchina, cioè fa tutta roba addosso a lui. Cioè GG, mi piace. Bene, quindi adesso andiamo ad aprire quelle più grandi, che sono le furie volanti, e andiamo ad aprire quindi queste qui. Allora, apriamo la prima bustina di furie volanti. Già ci va bene una prima ex, ragazzi, va benissimo così. Ok, allora vediamo un po' cosa abbiamo qui. Abbiamo Pikachu, Dunsparce, Execute, Bagon, Wingull, un Fezant che non so se sia quella pronuncia giusta perché non lo conosco. Legame mentale con Rayquaza, la sciarpa curativa molto buona questa qui. E poi Wingull. Quello finale, ragazzi, che cos'è? Oh! Altaria. Ok, finalmente abbiamo Altaria. Mi sembra anche ovvio che finalmente ce ne diano una, perché sai, abbiamo legame mentale, però non abbiamo la roba di Altaria, quindi almeno quello va bene. Apriamo la seconda, ragazzi. Allora, vediamo un po' qui dentro. Dai, ci manca solamente in realtà Altaria X, che non so se c'ho o no, devo controllare. Allora, Chupet, abbiamo Swabu, abbiamo finalmente un'Altaria completa, meno male. Wingull, abbiamo Spearow, Fletching, Scambio, Silcoon, un'altra sciarpa curativa e 2 carte speciali. Vediamo un po' questa che cos'è. Oh, ok, Salamence. Va bene, abbiamo Bagon, mi manca la parte metà in sostanza. Poi abbiamo ovviamente Salamence potente. Cioè raga, sbuffo di vapore 170. Ovviamente scatta 3 energie, però 170. Grande Salamence. E questa l'ultima è... ah, il portachiavi. Questo quando lo vedi che uscì su Pokémon, che diamine è sta roba. Poi a carineria che comunque è decente. Altra carta, ragazzi. Allora, vediamo un po', altra bustina più che altro. Vediamo cosa ci vuole trovare qui dentro. Vedo qualcosa di decente, un altro Bagon che potrebbe andarci bene. Allora abbiamo Gligar, abbiamo Meo, abbiamo Bagon, Chupet ancora, Swabble, abbiamo Silcoon di nuovo, sbaglio? Sì, una di nuovo. Però abbiamo trovato almeno Dustox stavolta. Però in realtà non ci serve perché non abbiamo l'evoluzione principale. Gradelente, abbiamo 2 carte da sbloccare. Vediamo un po', ragazzi, in questa cosa c'è. Oh, Zatu. Ok, e quest'ultima è finale, un ex. Un'altra Altaria. Vabbè, ok che le ho chieste io, però una mi bastava. Vabbè, 2 Altarie, ragazzi, va bene. Ci possiamo ottenere il nostro speciale, diciamo, equipaggiamento di Pokémon. Ok, ora andiamo con scontro primordiale. E qui possiamo trovare in realtà tanta roba decente, soprattutto le carte primordiali che in realtà già mi andrebbero bene. Quindi speriamo qualcosa di decente. Ma anche un ex normale mi va più che bene. Non è che... no, non dico niente, mi va bene. Allora, vediamo Shroomish, abbiamo Spill, abbiamo Staryu, abbiamo Feibas, abbiamo Vulpix, la bici da cross, Nidoqueen, va bene, che però in realtà non possiamo utilizzare perché non abbiamo molte carte di Nidoqueen. L'ombre, la polizza vulnerabilità, una cosa del genere, credo. Ah, non ha debolezze, che figo. E l'ultima finale è una ex. No, Wild Rain. Vabbè,
Vabbè, ci mancano ancora altre due, ragazzi. Vediamo un po' cosa ci dirà la fortuna. Abbiamo la busta espansione di vapori accesi. Ok, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' che c'è qui. Vedo già qualcosa di bello. Abbiamo Cloucher, abbiamo Fletching, Nidoran maschio, Nosepass, che quanto è brutto, Chimchar, Fletch Nidar, che sarebbe l'evoluzione di Fletching, credo, Azumarill, va bene, cioè GG, è tipo sia folletto sia acqua, tanta roba. Abbiamo Ninja Boy, un A-Bomb, che credo sia abbastanza raro, perché mi sembra che questa sia luccicante, una cosa del genere, che è abbastanza rara probabilmente. E l'ultima carta è proprio un ex Nidoking. Oh mio Dio, abbiamo trovato Nidorina e no, abbiamo trovato Nidoqueen, forse un Nidorina abbiamo trovato, non mi ricordo, Nidoking, quindi ah, va bene, dai, ci può stare. Ok ragazzi, ultima bustina, abbiamo trovato tanto un IX oggi, oltre ad Altaria, va bene. Allora, vabbè, anche Salamence non era per niente male. Proviamo l'ultima bustina, speriamo che qui dentro ci sia qualcosa di bello. Voglio un Charizard, dammi un Charizard figo, tipo potentissimo. Speriamo davvero ci sia. Pikachu, Growlithe, abbiamo le energie, va bene, che non sono quelle nuove in sostanza, però sono quelle vecchie. Charmander normale, abbiamo Slowbro, legame mentale, abbiamo oggetto di involuzione, Magmar, Sensru. E l'ultima carta è una speciale, dimmi Charizard, Beedrill, sei serio? Vabbè. Ok ragazzi, quindi queste sono le carte che abbiamo trovato oggi. Siamo più o meno felici di questa cosa in realtà, perché ci può stare. Ovviamente le carte più rare le dovremmo trovare, credo, all'inizio. Esatto, perché abbiamo qua le due break che abbiamo trovato nelle scorse puntate e altre cose carine. In ogni caso, ehi, siamo andati abbastanza bene, quindi vabbè ragazzi, dai, ci può stare. Noi ci vediamo presto, comunque, a un nuovissimo video. Da lui sia tutto, ciao ciao, e alla prossima puntata. Ciao ragazzi.